Milioni di lavoratori in sciopero oggi nei paesi del sud dell'Europa. Nel mirino ci sono sempre l'austerità, la disoccupazione e la precarietà crescente. Per la prima volta i sindacati di Spagna e Portogallo hanno coordinato le loro azioni di protesta. Stato di agitazione anche in Grecia, in Italia, con 4 ore di astensione dal lavoro proclamate dalla CGIL e iniziative anche in Francia e in Belgio. Per la Spagna si tratta del secondo sciopero generale dell'anno. Il governo sta adottando misure di austerità ingiuste che hanno un impatto solo su chi non è responsabile della crisi economica. C'è la crisi, ma le grandi compagnie e le banche fanno un sacco di soldi e di benefici, mentre tutti gli altri stringono la cinghia. Devono fare marcia indietro, bisogna varare politiche che vadano incontro ai cittadini e non solo ai ricchi. Non possono continuare a iniettare denaro pubblico nelle banche. L'esecutivo spagnolo ha disposto un grosso dispiegamento di forze. Già nelle prime ore del mattino erano state arrestate oltre 30 persone in seguito a incidenti scoppiati ai picchetti di sciopero. La tensione è forte.